Tutte le mie energie per dirvi buongiornissimo con questo sorriso. Sto andando a un evento. Mi vedete? No, non lo so. A un evento che si chiama il Summit di Scienze Motorie. Se è un evento, non lo so, dategli voi un nome. Quindi scappo, vado a vedere com'è che si dice da quelle parti. E poi vengo a raccontarvelo. Quindi esco un attimo e torno, va bene? Ci vediamo tra poco. Ciao. Boh, che vi aspettavate che entravo da qua? No, uscivo a brutto perché è notte, quindi entravo al buio. Comunque non ho voglia di registrare il video, quindi lo registrerò domani mattina, ok? Dove vi dico cosa ne penso di questo evento. Quindi a domani. Ora, vediamo se riesco a presentarvi tutto questo in meno di 10 minuti. Allora, la giornata parte con Catalani che fa il pippone sul conformismo, di come tutte le persone si conformano, che non bisogna essere nel settore della scienza motori monotematici e che bisogna conoscere le persone perché attraverso lo scambio di informazioni. Tutto molto bello, tutto molto figo, cosa che non c'è in Italia però. Caligaris, l'ospite successivo, attraverso una bellissima fiaba mette l'importanza dell'attività motoria nelle scuole, attraverso una fiaba, tutto bellissimo, perché io lo so, ho studiato che non si fa abbastanza movimento nelle scuole, che si può insegnare concetti come insieme, sottinsieme, addizione, sottrazione attraverso i numeri, le lettere, attraverso l'attività fisica. E lui ha detto: sì, si può fare, questo è il mio libro, compratelo. Migliaccio, non dice niente di suo. A me, le persone che in questa esperienza qua del summit non hanno detto niente di loro, a me poco me ne frega. Ha detto che per puntare al like performance, la ricerca scientifica aiuta, sì, ma in Italia non ci siamo. E ha fatto vedere un sacco di ricerche su PubMed, che uno si può pigliare benissimo da solo. Poi c'è questo professore francese che ha fatto vedere gli esercizi e gli effetti dell'esercizio fisico sull'eccitabilità cortico-spinale. Ha visto che esercizi in eccentrica, in concentrica, a diversi angoli hanno una diversa eccitabilità a livello cortico-spinale, che anche se si fa un movimento e si vede l'eccitabilità cortico-spinale di un altro muscolo che non è impegnato in quell'allenamento, l'eccitabilità cambia, che venga a seconda anche dell'esercizio che viene fatto. Tutto bellissimo, tutto interessantissimo, ma che fine? E questo non l'ho capito. Poi quello che mi è piaciuto della mattina è stato Bisciotti. Bisciotti ha parlato, intanto ricercatore preparatore fisico e si occupa della riabilitazione del Milan. Ha fatto vedere come struttura lui un percorso di riabilitazione nell'alto livello, quindi quante giornate dedica a un atleta sulla riabilitazione. Quante ne dedica a uno con basso rischio? Bello, interessante, ha fatto vedere la sua. Poi ha detto, ha parlato di un indice, vediamo se lo trovo qua. Devo fare velocissimo, perché se non lo trovo, questo video mi dura eternità. Vediamo, 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 vediamo. Eccolo qua. Indice Training Expose Match Expose, che significa? A seconda delle ore di allenamento e divise per le ore di partita, si ha un indice. Ad esempio, mi alleno 10 ore, faccio 10 ore di partita, il mio indice è 1. Questo indice è una merda, perché se te hai un indice 1, vuol dire che c'è tantissimo, altissimo il rischio che tu ti infortuni. E lui ha detto che nel calcio funziona proprio così, perché c'è una preparazione atletica che fa schifo a inizio stagione, ovvero gli atleti si riposano,
rientrano, si devono preparare, rimettersi in sesto, quindi doppie sedute di allenamento vanno distrutti e questo li fa, non li prepara, cioè è un errore macroscopico passare da 0 a 1000, cioè sbagliato. Poi quando passano al periodo dove devono fare le loro coppe, i loro campionati, bla bla bla, si allenano poco perché devono giocare tantissimo. Hanno 3.000 coppe, lo sapete, cioè io non seguo il calcio, però in Italia ogni domenica ci sta una partita, se non di più, cioè, non lo so quanto cacchio giocano questi calciatori, però ha fatto vedere che si dovrebbero allenare di più e giocare di meno, e ha visto che l'indice ottimale è 3,6, ok? Poi ha parlato della pubalgia, dei fattori legati alla pubalgia, della riabilitazione, ha fatto veramente un bellissimo discorso, a me è piaciuto molto. Purtroppo per tempi, non ve lo posso dire perché tutto quanto, se no ci metterei veramente ore. Poi, pausa pranzo, si pappa e si rientra alle 2:30 con le strategie nutrizionali. Ah, ma si parla di nutrizione qua, a me interessa tantissimo. Strategie nutrizionali, questo qua. Informatissimo, per carità, un'enciclopedia di PubMed, veramente, pam, 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 ti citava PubMed come un robot. Però ha detto, non ha portato la sua esperienza. A me, della gente che non mi porta la sua esperienza, non mi piace. E ha detto, funziona di più per perdere grasso, ma preservare la massa magra, una dieta iperproteica. E poi l'ha confrontata con una normoproteica. Ha detto perché, ha dato le sue motivazioni biochimiche in questo processo, che ci stanno, per carità, però io avrei sfruttato meglio quei 30 minuti che avevo. Cioè, non è che li avrei sfruttati meglio, li avrei sfruttati diversamente, cioè portando i miei lavori, non i lavori di qualcun altro di PubMed. E poi ha detto che l'allenamento deve essere un allenamento con un'intensità, con un carico maggiore, ovvero che va dal 67 all'85% del massimale, con 6, dalle 6 alle 12 ripetizioni come regge di ripetizioni, che forse il bodybuilder ce la fa a fare 6 ripetizioni a 85% del massimale. Uno che si allena sulla forza, forse a cedimento, ma male male. Comunque, detto questo, a me non mi ha fatto impazzire la sua presentazione, insomma, perché non ha detto niente di nuovo. Boh, a me non mi è piaciuto. Poi è arrivato quest'altro dottore che ha parlato di innovazione, ripensare il pensato e il saputo, ha detto alcune cose interessanti. Poi quelli che mi sono piaciuti di più sono stati gli ultimi due. Gli ultimi due è Giulia Farnia e Sergio Contines. Giulia Farnia allena una squadra di rugby, senza entrare nei dettagli. Ha fatto vedere il suo allenamento, cosa fa fare lei ai suoi atleti. Ha visto che bisogna lavorare più sugli esercizi, ad esempio di tirata, che su quelli di spinta, perché ha visto che gli atleti sono generalmente più forti negli esercizi di spinta che di tirata. Ha fatto vedere i test che fa all'inizio. I test da campo, i test fisici, come struttura una seduta di allenamento. Grazie Giulia che ci ha fatto vedere, ci ha portato la tua esperienza nel campo. Poi invece Sergio Contini mi è piaciuto molto perché ha parlato del triathlon. Ha detto molti pensano che il triathlon è uno sport di endurance, e lo è, questo non si mette in dubbio, però ha detto, guardate questo grafico, ha fatto vedere i picchi di potenza che raggiungeva il suo atleta durante una gara. Mi sembra in Spagna forse. Vabbè, è che si è notato che arrivava a dei picchi di potenza di 1000 watt. Chi non è mai salito su una bici, su un cicloergometro che ti misura il wattaggio, 1000 watt sono una cosa che voi non vi mai... Io non so, come un umano, cioè se lui veramente l'ha raggiunto in bici quei 1000 watt, cioè, come ha fatto? Cioè, è veramente. E poi
ha fatto vedere, mi è venuta un'idea, dice. Ha detto, proviamo a cambiargli la corona. La corona è quella affare che sta nella bici che tiene la catena. Da 33 a 30. Ha fatto vedere tutto il suo test, ha fatto vedere i risultati, ha visto che con quella da 30 l'atleta aveva una minor frequenza cardiaca a parità di intensità con quella della 33, che dava più potenza. E quindi ha fatto, va bene, siccome vede più faticosa quella da 33, gli faccio fare gli esercizi di forza su quella da 33 e su quella da 30 lo faccio gareggiare. O gli faccio fare comunque altre esercitazioni su magari forza veloce, eccetera, eccetera. Ha portato la sua esperienza, quindi io penso che se ci fosse stato un triatleta di là in sala avrebbe detto, cavolo, ma sai che questa è un'idea interessante, proviamo ad applicarla. E poi c'è stato Michele Sprighin di presentato Fit for Life. Lo conoscete per la pagina Fit for Dummies, che ha detto le solite banalità sulla palestra, che per carità, banalità che spesso si dimenticano, però comunque banalità. Ad esempio, dobbiamo ascoltare i nostri clienti della sala, dobbiamo utilizzare il cuore, usare il cuore, trovare la passione per la nostra attività, il nostro lavoro. Sì, però, cioè, Ciccio, cioè, senza offesa, se avessi pagato 120 euro per sentirmi questa cosa qua, avrei detto. Una domanda. I miei soldi! Gente che ha pagato 120 euro, cioè, anticonformisti anche nel prezzo, cioè. Io non mi posso lamentare se ci sono andato gratis, per carità. Però alcune persone ne ho parlato con alcuni e hanno detto vale 120 euro? No. Alcuni interessanti, però alcuni no. E quindi io ve lo consiglio se come me non lo avete pagato. Però per pagare 120 euro, soprattutto perché io sono qua a Roma. C'è gente che è venuta dalla Calabria. Biglietto, andare e tornare. Hotel. Quindi, questo è stato il summit. Vi ho detto poco, però nel tempo ho sforato i 10 minuti, lo so, però vabbè. Se il video mi è piaciuto, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, ma volete fare gli anticonformisti, lo mettete comunque, mi piace, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!